Salve a tutti ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video. In quest'ultimo periodo stanno uscendo pochi video sul canale, è vero, e diciamo che è un periodo nel quale sto abbastanza impegnato e non sto avendo tempo per dedicarmi appunto al canale e ai video. Ma comunque rimanete collegati sul canale, continuate a seguirmi. Perché? Perché ragazzi, settimana prossima, se tutto va come dovrebbe andare, sul canale porterò una novità. Quindi continuate a seguirmi anche su Instagram, sempre Stefano Subtech e Moto. E continuate a seguirmi appunto perché sul canale arriverà una novità parlando sempre di motori e non tecnologico. Quindi una novità, non posso spoilerarvi altro, quindi vi consiglio di rimanere appunto connessi al canale e di continuare a seguirmi. Una novità molto molto secondo me piccante, nel senso che sarà molto interessante, che mi porterà a fare credo molti molti video, specie all'inizio. Quindi spero che gradiate questa novità. E niente ragazzi, vi lascio così con questo dubbio, diciamo. Comunque fidatevi che desterà, credo, molto interesse. Perché? Perché si ritornerà a parlare di scooter. Ecco dai, questo diciamo che ve lo anticipo. Quindi si tratta di uno scooter, però non fatemi dire altro. E quindi, siccome questo canale ho notato che quando avevo il Beverly mi seguivate con molto più interesse rispetto ad adesso che ho la moto, che ho la CBR, ma anche con il Tracer che avevo prima. Quindi parliamo di scooter, quindi settimana prossima porterò sul canale e anche nei giorni successivi video dedicati a uno scooter appunto secondo me particolare, non fatemi dire altro, dal quale sono interessato e curioso anche io, cioè io stesso che vi porterò questi video, sono molto curioso di provare questo scooter e di fare video e di parlarne qui insieme a voi. Quello che vi chiedo, intanto passa un aereo, ovviamente tutte le volte che si deve registrare un video succede sempre qualcosa, o passano aereo o passano macchine o arriva gente. Però comunque, dicevo, quello che vi chiedo è di seguirmi e di commentare sotto i prossimi video che usciranno riguardanti questo scooter che arriverà la settimana prossima, e di discuterne un po' come facevamo prima. Per chi mi segue già da tempo, per come facevamo prima per il Beverly, vi chiedo di appunto di continuare a commentare, a seguire, a parlarne insieme e di dirmi cosa ne pensate di questo scooter che arriverà la settimana prossima. E niente ragazzi, che dirvi altro, so che molti di voi aspettano video sul Beverly. Vi dico anche che presto arriverà un nuovo video sul Piaggio Beverly 300 versione 2021, quindi parlo del Beverly quello nuovo. Farò un video, l'ho già fatto in realtà un video sul nuovo Beverly, l'ho provato ma davvero poche ore, ma adesso rifarò un video sempre sullo stesso scooter, sullo stesso Beverly, quello del video di qualche mese fa, a distanza appunto di tempo e chilometri, quindi il rodaggio è stato completato e possiamo appunto andare a discuterne, a provarlo e a vedere a distanza di tempo e dopo appunto l'accurato rodaggio e tagliando, primo tagliando, vedere un po'
come si comporta adesso e come si è comportato in questo periodo il nuovo Beverly, perché fare video anche a distanza di tempo sulla stessa moto, sullo stesso scooter, a mio modo di vedere è molto importante, abbastanza importante, perché andare a fare una prova veloce di un mezzo, ma anche parlando di appunto di telefoni, perché su questo canale faccio anche, come tutti sapete, video su smartphone, andare a provare una moto o anche un dispositivo appunto per poche ore non fa altro che darci le prime impressioni, le sensazioni di questo prodotto, ma ovviamente non possiamo andare a capire come realmente questo mezzo reagisce nelle svariate condizioni. Quindi io credo che a distanza di tempo, nel frattempo passa un altro aereo, a distanza di tempo andare a riprovare un mezzo, specialmente parlando di un mezzo nuovo come il nuovo Beverly, credo sia molto interessante per voi, per me, appunto per andare a vedere la qualità e come si è comportato appunto a distanza di tempo e di chilometri. Credo sia, anzi forse più importante di andare a provarlo così mezza giornata o qualche chilometro, che ripeto ci può solo dare le prime impressioni. Quindi arriverà un video di nuovo, un nuovo video sul Piaggio Beverly. Quindi ragazzi, ci sono delle novità e vediamo di riaccendere un pochettino di nuovo questo canale. Quindi continuate a seguirmi, appunto, perché arriveranno delle novità e non da poco conto, va, diciamo così. Arriveranno anche novità per quanto riguarda nuovi video, novità per quanto riguarda la sezione tecnologica, la sezione smartphone e la sezione Apple. E insomma ragazzi, diciamo che il periodo è molto succoso e siamo in primavera. Sta tornando l'estate, le belle giornate, come vedete, giornata fantastica oggi, e quindi si riaccende un pochettino il tutto. Io adesso vi lascio con il solito panorama del posto in cui mi trovo, perché per chi mi segue da tempo sa che quasi ogni mio fine video vi faccio sempre una panoramica del posto in cui mi trovo. Ne approfitto per farvi vedere per l'ennesima volta CBR e ora andiamo a vedere la solita spettacolare costa brindisina come vedete è poco curata perché è pieno di immondizia, però è sempre bella, perché comunque parliamo di natura in questa meravigliosa giornata calda con pochissimo vento, ed è raro qui a Brindisi. Infatti il mare è ancora sporco per via delle mareggiate che fa sempre qui a Brindisi. Bene ragazzi, io vi saluto, ci vediamo in un prossimo video e vi richiedo ancora di restare connessi e di continuare a seguirmi. Settimana prossima su cose novità in arrivo per gli amanti degli scooter. Quindi restate connessi e continuate a seguirmi. Ciao ragazzi!